Buongiorno a tutti e benvenuti a questo live webinar organizzato da Doctor Shop in collaborazione con Sanity System, un'azienda che dal 2011 produce macchinari per la sanificazione all'ozono. Oggi parleremo di tutti i vantaggi legati all'ozono e verranno mostrate alcune applicazioni pratiche di questi macchinari professionali grazie all'intervento del dottor Giovanni Mauro, medico chirurgo specializzato in odontostomatologia e professore all'Università di Parma, e grazie all'intervento di Francesco Verga, marketing manager di Sanity System. Durante il webinar avrete l'opportunità di porci qualsiasi domanda per chiarire i vostri dubbi. Lascio dunque la parola al dottor Giovanni Mauro e vi auguro un buon webinar. Buongiorno, grazie di essere qui e della partecipazione. Ringrazio anche per il cortese invito a questa condivisione, questa breve lettura su quello che sono le applicazioni dell'ozono in ambito ambulatoriale. Ora chiuderò la mia camera, che non ci serve. Ok, allora chiedo conferma della visione del mio schermo. Se non sento nulla, procedo. Parleremo quindi dell'impiego dell'ozono in ambito ambulatoriale. Mai come oggi questo argomento è di attualità, anche se sembra che stiamo lentamente tornando a una normalità dopo 2 anni abbastanza atipici per quello che riguarda anche la professione ambulatoriale, e sicuramente la ricaduta di quello che è successo colpisce un pochino tutti. Anzitutto, tutti noi sappiamo che cos'è l'ozono. Quando dopo un temporale sentiamo quel particolare odore, profumo più che odore di pulito, quello che riconosciamo con grande sensibilità, perché il nostro olfatto può avvertire concentrazioni di questo gas anche a bassissime quantità, quindi a 0,1 parti per milione, già lo avvertiamo. Questo è l'ozono nativo. E i fulmini, in effetti, generano una rottura di molecole di azoto e di ossigeno nell'aria e portano alla formazione di questo gas, che poi viene portato dai venti anche a bassa quota. Ed è un po' anche l'odore particolare che sentiamo prima che arrivi un temporale, quindi perché questo gas si può essere trasportato per l'appunto a grandi distanze. L'ozono, o triossigeno, sono 3 atomi di ossigeno, è una forma allotropica dell'ossigeno, che normalmente è O2, e la formula chimica dell'ozono è O3. È un gas color bluastro, dal caratteristico odore che viene anche definito agliaceo, particolare. In effetti il nome significa proprio odore, cioè malodore, rilevabile, come dicevamo, a bassissime concentrazioni, e somiglia, ma non è ovviamente sovrapponibile, all'odore del cloro che si sente nelle piscine. Allora, l'ozono è uno dei più potenti, se non il più potente, agente ossidante in natura. È in grado potenzialmente di distruggere germi, virus, microbi, e non lascia residui chimici tipici dei detersivi, dei detergenti sintetici. Se manipolato quindi correttamente, viene utilizzato, può essere utilizzato come uno strumento di sterilizzazione, e in effetti viene utilizzato nell'industria come uno dei mezzi di sterilizzazione più efficaci e più maneggevoli che ci sono sul mercato. L'ozono, ossidando ciò che incontra, viene riconvertito a ossigeno, quindi non lascia sostanzialmente residui se non un gas naturale che non è assolutamente dannoso. E in effetti nell'industria l'ozono viene utilizzato a 360 gradi, quindi si utilizza per la disinfezione delle acque negli acquedotti, nelle piscine, nelle acque da imbottigliare,
si utilizza per disinfettare le superfici destinate al contatto con gli alimenti, le varie vaschette di polistirolo, di plastica, eccetera, per disinfettare l'aria, frutta, verdura, poi anche in altri ambiti quali appunto gli acquari, i tessuti, le gomme, la manipolazione del legname. E naturalmente lo scopo che interessa a noi, l'utilizzo che interessa a noi è quello della sanificazione di strutture sanitarie. Esiste anche l'ozonoterapia, che è tutt'altra cosa, sappiamo, e l'ozono viene utilizzato sempre più anche per aspetti terapeutici, ma questa è solo una curiosità per completare appunto il quadro, il panorama degli impieghi dell'ozono, che è veramente, veramente vario. L'ozono è una specie di bomba atomica sui virus e sui germi, perché agisce con vari meccanismi proprio causali, quindi va a colpire va a denaturare le proteine dell'involucro virale, se parliamo di virus, il che compromette naturalmente la funzione del virus stesso. Poi va a ossidare gli acidi grassi che ne formano l'involucro lipidico e distruggono addirittura direttamente l'RNA o comunque il materiale nucleico, il materiale genetico, il materiale, se parliamo di virus a DNA, RNA, vanno ad agire direttamente sulla molecola. Quindi potenzialmente l'ozono può inattivare qualsiasi tipo di virus, virus influenzali, herpes, corona, rino, polio, e anche a concentrazioni molto basse e per un periodo di tempo relativamente breve. C'è da dire che i virus con capside, come il coronavirus, sono ancora più sensibili dei virus senza capside all'azione dell'ozono. Preparando questa nuova lettura mi sono imbattuto in questo recente lavoro pubblicato su Nature, quindi non su un giornaletto da poco, che parla dei meccanismi di azione dell'ozono sul SARS-CoV-2. Sono stati studiati abbastanza approfonditamente. Questi studi sono studi fatti con il microscopio atomico e il microscopio a trasmissione elettronica, e dimostrano come sia nella vista bidimensionale, che sono le slide a sinistra, sia nel rendering a 3D, la completa distruzione, la completa modifica della struttura virale a 2, 4 e 6 minuti, e questo è stato fatto proprio sul SARS-CoV-2, è uno studio proprio sull'impiego dell'ozono. Quindi è il meccanismo d'azione è per l'appunto un attacco agli acidi grassi non saturati. Poi viene distrutta, alterata la struttura aminoacidica, quindi le strutture proteiche, e poi vengono rilasciati ioni zinco che vanno a loro volta a creare dei problemi a livello della struttura terziaria, quindi tridimensionale, del virus stesso. Quindi l'attacco dell'ozono a un virus piuttosto noto come quello anche a tanti altri virus e germi in generale, è veramente un attacco efficace. In questo studio, quindi, l'effetto dell'ozono sui virus è stato investigato e la microscopia atomica ha mostrato una modifica, una significativa eterogeneicità della superficie dei virus dopo il trattamento con ozono. Meccanismi, ripetiamo ancora, sono tre tipi di meccanismi: sull'involucro del virus, sulla conversione della cisteina a cistina e attraverso dei punti di solfuro, e che si formano appunto fra particelle di virus adiacente, quindi va anche a creare un'alterazione della capacità di adesione dei virus stessi, e questi ioni zinco che vanno ad alterare le strutture proteiche del virus stesso. Poi si formano dei cristalli che possono danneggiare le restanti parti dei virus, e quindi questa azione
veramente potente, è un'azione che ci interessa parecchio. C'è solo un però, che l'ozono comporta dei rischi, cioè a sua volta l'ozono è un inquinante, è ben descritta le sue azioni dannose riguardo all'esposizione acuta e cronica, quindi l'impiego dell'ozono va benissimo, purché non ci siano individui durante l'impiego, non ci siano esseri umani durante l'impiego dell'ozono stesso. Questo basta saperlo, esiste tutta una legislatura e tutta una legislazione, scusate, e tutta una serie di report e di focus sull'utilizzo professionale dell'ozono con tutte le cautele del caso, e tutto questo è ben codificato. Una volta saputo questo, abbiamo in mano un'arma formidabile per quello che sono i nostri processi di pulizia e sanificazione, vedremo cosa vogliono dire queste parole, nei nostri ambulatori. Cos'è un ambulatorio? Allora, un ambulatorio medico, per dirne uno, la regione Lombardia, ma più o meno tutte le regioni codificano in modi simili, sono le strutture dove si praticano attività diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità, quindi si distinguono in questo dal normale studio medico, dove il medico effettua una visita, una diagnosi e probabilmente una prescrizione. Le apparecchiature elettromedicali sono parte integrante di un ambulatorio medico, parleremo anche dell'effetto dell'ozono che è innocuo, che se ne senta dire, sulle apparecchiature elettromedicali che vengono utilizzate nell'attività medica, e dove si effettuano delle procedure diagnostiche terapeutiche complesse con la presenza di più operatori e con prestazioni aggiuntive che possono essere aggiuntive rispetto appunto alla semplice, per così dire, visita. Di default le strutture sanitarie che fanno capo a società vengono considerate come minimo ambulatori medici, e le strutture sanitarie che fanno capo a società si ritiene, si suppone che abbiano un aspetto organizzativo che va a prevalere su quello che è il semplice atto professionale. Una di queste cose è la presenza di più operatori, una di queste cose è la presenza di personale di supporto, e quindi ambulatori medici, ambulatori odontoiatrici, poi ambulatori, e quindi la realtà degli ambulatori italiani è estremamente varia e differente. Abbiamo dai piccoli ambulatori agli ambulatori semicliniche, e quindi l'esigenza della sanificazione e del limitare o annullare la contaminazione, che è sempre presente in un ambiente e a maggior ragione in un ambiente sanitario, è veramente una parte importante, più che mai, come dicevamo, in questo periodo, dove effettivamente le cose sono cambiate, perché negli ambulatori fino a 2 anni fa noi eravamo soprattutto preoccupati della contaminazione tramite sostanze organiche, ma dei liquidi organici, quindi una contaminazione che aveva a che fare con virus quali l'epatite, con l'HIV, quindi una contaminazione dove, utilizzando barriere, utilizzando metodiche di sterilizzazione e con una buona ergonomia delle procedure operative, pensavamo di essere a posto. Quando è arrivato il coronavirus è stato un vero game changer, perché abbiamo dovuto cominciare a preoccuparci di più, non che non ce ne preoccupassimo prima, della contaminazione ambientale. Allora, la contaminazione ambientale è la contaminazione che passa attraverso non solo il diretto contatto, ma anche aria. Quindi questo è un altro paio di maniche rispetto alle nostre normali procedure di disinfezione e di decontaminazione. Potenzialmente abbiamo
bel problema, considerando che nel corpo umano ospitiamo un vero e proprio microbiota, la trasmissione dei germi avviene da individuo a individuo, ma non soltanto, perché abbiamo anche una propagazione, come vedremo, attraverso delle particelle intermedie, sia a livello di aerosol che a livello di piccole goccioline, che sono chiamate droplets, e a livello anche di oggetti intermedi, e questo è il problema dei cosiddetti fomiti. La contaminazione è per l'appunto la propagazione del microrganismo nell'ambulatorio, e se lo si lascia a sé possono succedere due cose: o l'organismo scompare per risoluzione naturale, quindi ultravioletti, ricambio d'aria, eccetera, ma in assenza di una riduzione di questo tipo, che non è la storia naturale, tendenzialmente un microrganismo tende a moltiplicarsi. Dobbiamo effettuare, come sappiamo bene, delle procedure per limitare e annullare questa riproduzione, questa moltiplicazione della numerica del microrganismo, perché se lasciato a sé, naturalmente, va a contaminare tutte le superfici. Quindi è qui l'importanza della sorveglianza igienica sanitaria dell'ambiente, e a maggior ragione in un ambiente sanitario, stiamo parlando di un ambiente sanitario, e a maggior ragione quando il germe in questione non si trasmette solo attraverso liquidi organici, ma anche attraverso l'aria stessa. Quindi abbiamo la trasmissione tramite aria, spray, goccioline, schizzi, e quella che è più importante, appunto, tramite aerosol, e che possono essere estremamente fastidiose da eliminare. Fomite poi è stata ben documentata come mezzo di trasmissione, quindi sostanzialmente l'individuo infetto diffonde attraverso l'aria particelle virali, le particelle virali si distribuiscono su superfici, e queste superfici possono essere di nuovo contattate da un altro soggetto, quindi la trasmissione avviene anche attraverso questi passaggi indiretti, che sembrerebbero, cioè, non sono intuitivi, ed sono da considerare con estrema attenzione nella sorveglianza, appunto, dei nostri studi. Per ciò che riguarda la terminologia, è importante distinguere la terminologia anglosassone dalla terminologia codificata nel nostro paese dall'Istituto Superiore di Sanità. E per quello che riguarda l'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo il termine di igienizzazione, che vuol dire pulizia e decontaminazione dell'ambiente, e il termine di disinfezione, che vuol dire riduzione del numero assoluto di microrganismi. Quello che noi sappiamo, invece conosciamo bene, è che il termine sterilizzazione significa proprio la distruzione di tutti gli organismi viventi, incluse quindi le spore. Ora, per sanificazione ricomprendiamo, o meglio, l'Istituto Superiore di Sanità ricomprende il concetto di igienizzazione e il concetto di disinfezione, quindi della riduzione del numero assoluto di microrganismi, oltre che della pulizia stessa. Come da testo, che trovate a questo link, la sanificazione rappresenta un complesso di procedimenti e operazioni di pulizia, e ricomprende anche il mantenimento, naturalmente, della buona qualità dell'aria. I trattamenti possono essere applicati mediante l'utilizzo di apparecchiature che generano sostanze chimiche attive, come l'ozono e il cloro. Qui sto proprio citando quello che è il documento dell'Istituto Superiore di Sanità, e sono utilizzabili quindi come sanitizzanti di ambienti e di superfici. Quindi, semplificando, non è la sanificazione è un step successivo alla pulizia, non è la semplice pulizia, e non è neanche da considerare una sterilizzazione, è una rimozione meccanica dello sporco tramite detergenti, quindi è la pulizia, c'è anche un concetto di disinfezione, cioè letteralmente un abbassamento del numero
della contaminazione di agenti patogeni. Quindi si possono utilizzare, come abbiamo detto, appunto, agenti potentemente ossidanti come l'ozono, come il cloro. Poi vedremo quali differenze, quali vantaggi ci sono utilizzando l'uno e l'altro. E poi naturalmente si possono utilizzare mezzi fisici quali radiazioni, calore, eccetera. Che cosa è rimasto uguale e che cosa è cambiato? Come dicevo, quello che è cambiato negli ultimi 2 anni sono gli aspetti di interesse e di attenzione alla qualità dell'aria, alla qualità dell'acqua, oltre naturalmente a tutto quello che già facevamo, quindi la pulizia delle superfici, la sterilizzazione dello strumentario, eccetera. Per quello che riguarda l'attenzione maggiore viene posta per l'appunto all'ambiente, quali le superfici, l'acqua e l'aria. L'acqua si risolve con filtri e con naturalmente tutte le metodiche che conosciamo, che sono già implementate nella nostra pratica quotidiana. Noi siamo abituati a pulire le superfici con disinfettanti. Le nostre assistenti, le nostre infermiere hanno a disposizione una serie di disinfettanti più o meno potenti a seconda delle aree del livello di contaminazione delle aree, cioè c'è un razionale per utilizzare un tipo di disinfettante in ambito operativo, quello che non può andare in autoclave naturalmente, e le superfici che non possiamo naturalmente autoclavare, e un disinfettante per, poniamo, pavimenti, aree esposte. E qui arriva il problema, fermo restando che sarebbe bene in un ambulatorio non avere gli arredi che si hanno nel salotto di casa, quindi tende, tendaggi, tappeti e cose di questo tipo. Il problema vero è raggiungere tutte le superfici con i disinfettanti di superficie. Raggiungere, questi sono appunto i livelli di attività dei disinfettanti a seconda di quello che delle zone che andiamo a disinfettare, ma il problema è la persistenza di alcuni virus, dei virus in generale, e il coronavirus non è fra i più persistenti, per esempio, è ben più fastidioso altri tipi di virus. Il problema è andare a raggiungere tutti i pertugi, tutte le superfici, tutti i forellini possibili con un panno, un disinfettante, dove effettivamente, per quanto si abbia buona volontà, è comunque una disinfezione che non raggiunge tutte le potenziali zone. Quindi da qui la possibilità di pensare a un disinfettante, che a un decontaminante, a un sanificante che possa arrivare anche nelle zone dove non viene direttamente applicato. Quindi tutte le più piccole superfici. La trasmissione quindi di un virus, queste sono ancora slide sulla trasmissione del SARS-CoV-2, l'utilizzo di un prodotto che abbia la possibilità di espandersi in un ambiente fino ad andare a saturare, diciamo, un ambiente e sanificare anche le superfici dove non arriviamo fisicamente con il nostro panno imbevuto di disinfettante. È vero, il consiglio delle strutture sanitarie, degli organi governativi e degli istituti di sanità è quello di ricambiare l'aria il più possibile. Questo è naturalmente molto consigliabile e presenta naturalmente delle limitazioni. Il ricambio d'aria d'inverno all'ultimo piano di un grattacielo, l'aspetto anche temporale del far passare il tempo tra un paziente e l'altro. Quindi, fermo restando questo tipo di indicazione, che è senza dubbio valido, però bisogna pensare a un prodotto che possa avere la possibilità di decontaminare e sanitizzare, e sicuramente l'ozono ha una buona letteratura in questo senso, che possa distribuirsi su ogni superficie, chiaramente in assenza di personale, quindi quando lo si applica
il personale esce dalla stanza e che possa penetrare in ogni esercizio fessura e possa agire sul, quindi con una modalità detta a saturazione ambientale. E l'ozono è senza dubbio un prodotto, un gas, una sostanza che ha le carte in regola per quello che riguarda la efficacia disinfettante e sanitizzante e può essere quindi applicato, ha dei vantaggi rispetto ad esempio al cloro, che presenta una certa aggressività sulle superfici metalliche. Ci sono studi invece che dimostrano che l'ozono non ha nessun tipo di azione dannosa sui circuiti elettronici e viene utilizzato poi in sale operatorie dove si fanno, dove ci sono macchinari salvavita, per dire, quindi è chiaro che non c'è questo tipo di danno e presenta numerosi altri vantaggi quanto a costi e quanto a praticabilità. L'ultima cosa, ho trovato un progetto ancora di un paio d'anni fa dove sono stati sanificati 100 ambulatori proprio in epoca di inizio pandemia con apparecchiature tipo quella raffigurata che possono trasformare per l'appunto l'ossigeno in ozono tramite una scarica elettrica, lo stesso processo che avviene nei temporali, e quindi si va a produrre questo ossigeno che poi durante i processi di ossidazione, questo ozono, e durante i processi di ossidazione e quindi di sanificazione, questo è pari pari un articolo della Repubblica della Salute, questa slide, va a, per l'appunto a riconvertirsi in ossigeno, quindi senza avere nessun tipo di residuo di inquinante residuale. Questo articolo per l'appunto parlava di questo studio, di questa iniziativa che è stata presa dal Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna, e quindi la conclusione della mia presentazione è che questo tipo di approccio è un approccio senza dubbio interessante e quanto a implementazione nei nostri ambulatori, e quello che ci si propone per quest'anno naturalmente è di proporre ulteriori protocolli pratici di sanificazione per gli ambienti sanitari e di andare avanti con queste iniziative di webinar per quello che riguarda l'analisi dei principi scientifici di questa interessante applicazione. Io avrei chiuso e cedo la parola al relatore successivo. Grazie mille dottore per il prezioso intervento e do il benvenuto a Francesco, come ho anticipato prima, che ci spiegherà più nello specifico tutti i macchinari necessari. Grazie Francesco. Grazie a voi e grazie al dottor Mauro. È stato molto interessante vedere anche gli sviluppi più recenti con lo studio che ha fatto vedere su Nature sull'utilizzo dell'ozono. Sono Francesco Verga, mi occupo di marketing, sono direttore marketing di Sanity System e adesso nella prossima mezz'ora faremo un attimo una carrellata su quelle che sono le caratteristiche dei nostri prodotti e sulle diverse applicazioni che possono essere fatte utilizzandoli. E innanzitutto mi preme di dire che Sanity System è un'azienda che fa questo lavoro da ormai 11 anni. Questo è importante dirlo perché negli ultimi anni, proprio per la pandemia, moltissimi operatori sono un attimo improvvisati nel settore, creando un sacco di rumore e di confusione. Probabilmente prima della pandemia non avevamo la percezione dell'importanza del tema della sanificazione, adesso ce l'abbiamo un po' di più, dobbiamo un po' maturare su alcuni concetti che magari avremo modo di vedere. Sanity System è un'azienda italiana, e con sede a Verona, ma vendiamo in tutto il mondo, abbiamo filiali in quasi tutti i paesi europei, esportiamo anche in Giappone e negli Stati Uniti.
E abbiamo i sanity point sono probabilmente fanno parte delle radici dell'azienda, perché l'azienda è nata nel mondo dell'automotive. I sanity point sono posti dove si può portare la propria auto a essere sanificati, ce ne sono 6.000 in Italia e altri 5.000 nel mondo. È una tecnologia totalmente green, perché non rilascia niente, come abbiamo visto anche prima, in ambiente dopo il trattamento, e abbiamo un'efficacia che è provata sia da studi generali sull'ozono, ma anche su studi particolari fatti sulle nostre macchine. E come vi avevo detto prima, l'azienda nasce nel mondo automotive, ma già nel 2016 inizia ad avere delle applicazioni, la tecnologia, in altri tipi di ambienti, in ambienti sanitari, così come negli uffici e nei negozi. E questo è portato a valle tutta una serie di studi applicativi di questa cosa che vedremo alla fine. L'ultimo, però, mi sento di citarlo perché abbiamo visto appunto lo studio di Nature. Noi ancora alla fine del 2020 avevamo fatto insieme all'Università di Padova e all'equipe del professor Crisanti un test sull'efficacia delle nostre macchine, non dell'ozono in generale, nell'abbattimento della carica virale da SARS-CoV-2, e ottenendo sostanzialmente gli stessi risultati che abbiamo visto prima nella presentazione del dottor Mauro. Andando nello specifico, le due macchine per ambienti che abbiamo sono la SaniMed 80, che è una macchina che può trattare fino a 80 metri cubi, e SaniPlus, che è una macchina che può trattare fino a 400 metri cubi. E normalmente in ambito ambulatoriale SaniMed 80 è una macchina che va bene, perché stiamo parlando di trattamenti di stanze fino a 35-36 metri quadri. E noi consigliamo in ambito ambulatoriale appunto perché la macchina è leggera, è facile da trasportare, è molto semplice da utilizzare. Una dei vantaggi oltretutto dell'ozono rispetto ad altri tipi di sanificazione, parlavamo prima dell'utilizzo dell'olio di gomito, insomma, con salviette impregnate o prodotti chimici. Ecco, l'ozono non è operatore dipendente. Accendo la macchina, esco dalla stanza e ho la certezza che il trattamento è avvenuto. Come vedete nella parte qua in alto, la macchina è fornita di un display che segnala lo status del ciclo di sanificazione, tre programmi, stanza piccola, stanza media e stanza grande. Quello che cambia è la durata, ovviamente. Nella parte posteriore della macchina sono riportati gli schemi di funzionamento sulla fase di produzione dell'ozono, di mantenimento e di catalisi, perché, come diceva anche il professore, l'ozono va trattato con sicurezza, in sicurezza, perché è un gas irritante per le persone, può dare arrossamento agli occhi, mal di gola e dà fastidio. Le macchine di Sanity System inglobano anche un sistema di catalisi, ovvero nella prima fase l'ozono viene diffuso nell'ambiente e poi viene riconvertito in ossigeno attraverso un sistema che è interno alla macchina. Questo permette di rientrare nella stanza immediatamente, perché altrimenti bisognerebbe aspettare che l'ozono decada per i fatti suoi, ed è una cosa che prende, come abbiamo visto prima, dal punto di vista di rischio per la persona, un tempo tra 1 e 2 ore, però ha un odore molto persistente perché il naso umano è molto sensibile all'ozono. Al rientro comunque si sentirà un odore simile a quello appunto dei temporali di cui accennava prima il dottore, però è ben al di sotto di qualsiasi soglia di rischio per le persone. E come vi dicevo, la macchina ha tre cicli, ha un ciclo breve che copre fino a 20 metri cubi, che dura più o meno mezz'ora, un ciclo medio che fa fino a 50 metri cubi, che copre fino a 50 metri cubi, che dura 50 minuti, e un ciclo lungo per gli ambienti più grandi fino a 80 metri cubi, che dura più o meno 1 ora e mezza. È possibile seguire, quando si fa partire, la correttezza della partenza del ciclo dal display, che dice quanti minuti mancano alla fine del ciclo. La macchina più grande, che è SaniPlus, che è questa macchina qua, è pensata invece per altri tipi di ambienti, quelli più grandi, ha tre cicli, da 100, da 200 e da 400 metri cubi.
Il funzionamento è assolutamente lo stesso, quindi ha una pulsantiera che permette di selezionare il volume da trattare e un pulsante start che fa partire il ciclo. Anche qua le durate sono più o meno le stesse, ovviamente i volumi sono diversi, mezz'ora, 50 minuti e un'ora e mezza per il trattamento completo. Come vi dicevo, per la maggior parte degli ambienti di tipo ambulatoriale, il prodotto che consigliamo è SaniMed. Ecco, torno un attimo sulla questione della catalisi, perché è una caratteristica importante delle macchine. Si trovano sul mercato, soprattutto negli ultimi 2 anni, tantissime macchine che generano ozono. Generare ozono è semplice. Avere un generatore di ozono, basta andare su Amazon e con qualche decina di euro lo si ottiene. Quello che si ottiene però è un generatore di ozono, non un sanificatore. I programmi che sono stati preimpostati nelle macchine di Sanity System sono stati validati, e adesso vedremo anche come, per garantire l'effetto di sanificazione. Con un semplice generatore di ozono io so che sto generando ozono, non so quanto ne sto generando e non posso sapere quanto rischio ho alla fine per rientrare dentro l'ambiente. E, oltretutto il rischio per le apparecchiature elettriche, elettromedicali, è data dalla moltiplicazione della concentrazione per il tempo di esposizione. Le macchine di Sanity System, avendo il ciclo di riconversione in ossigeno, riducono questo rischio, perché riducono il tempo di esposizione. Il tempo di esposizione è sufficiente ad avere un effetto di sanificazione, ma non è sufficiente a danneggiare le apparecchiature elettromedicali nel vostro caso, ma potrebbero essere anche le apparecchiature ad esempio delle automobili. E questa esperienza di Sanity System appunto è più che decennale, e nelle automobili è una delle cose dove dobbiamo stare più attenti, perché la parte elettronica, le componenti elettroniche delle automobili sono veramente molto sensibili. E ogni dispositivo è dotato di un fusibile di riserva nel momento in cui ci fosse qualche sbalzo di corrente e sia necessario cambiarlo, e nel corso degli anni è stato il tempo, il riscaldamento delle piastre, il tempo, il tipo di trasformatore utilizzato sono stati allineati appunto per garantire al massimo la sicurezza durante l'utilizzo. Questa è una cosa che essere stati preparati, nostro malgrado, prima allo scoppio della pandemia, ci ha fatto passare un sacco di avventure durante il periodo. Durante questi ultimi 2 anni la nostra collaborazione con la pubblica amministrazione è stata notevole. Ci è capitato anche di sanificare il Senato durante la preparazione dei primi DPCM di Conte, ma anche la Corte dei Conti, i Vigili del Fuoco. Insomma, abbiamo, grazie al fatto del nostro posizionamento sul mercato tipo altamente professionale e soprattutto con una storia dietro che garantiva i risultati, è quello che ci ha sostanzialmente aperto le porte di molte collaborazioni anche molto interessanti. Ecco, nell'ambito sanitario ci tengo a sottolineare il fatto che uno dei campi principali di applicazione dell'ozono e delle nostre macchine in particolare è quella della sanificazione delle ambulanze. E nelle ambulanze il problema di dover mantenere in salute i dispositivi elettronici contenuti all'interno delle ambulanze è centrale, e quindi anche questo ci ha permesso appunto di avere molto successo in questo tipo. Collaboriamo con la Croce Rossa qua di Milano ormai da 3 anni e con con moltissime misericordie della Toscana, in Veneto siamo presenti praticamente dappertutto. La cosa che tenevo a sottolineare, prima vi parlavo appunto del fatto che comprare un generatore di ozono è molto semplice. Oltretutto le aziende che producono macchine per la sanificazione tramite ozono di ambienti sono tutte aziende mediamente piccole, proprio perché è facile creare una macchina dell'ozono, e soprattutto la legge italiana sulla disinfezione sui presidi medico-chirurgici non copre questo tipo di applicazione. Perché è stata fatta, è stata pensata per della merce che doveva essere venduta in bottiglie. E l'ozono invece non può essere venduto in bottiglia, perché se io ho una bottiglia da 1 litro di acqua ozonizzata, dopo 1 ora ho acqua di fonte.
Non c'è nessun controllo per chi produce una macchina che crea ozono sulla validità, perché non bisogna, come per un disinfettante per le mani o per i pavimenti, andare dal ministero e dire: oh, questo è il mio prodotto, voglio venderlo come presidio medico-chirurgico. Ecco, questo processo non c'è per l'ozono. E quindi la validazione delle macchine è tutta, se l'azienda la vuol fare, a carico delle aziende che lo producono. E questa è una cosa su cui Sanity System ha lavorato molto e investito molto nel corso degli ultimi anni. Vi citavo prima, tutti questi studi li trovate sul nostro sito di sanitysystem.it, nella parte certificazioni potete scaricarli. Questo che state vedendo adesso è lo studio fatto dall'equipe del professor Crisanti sull'efficacia contro il SARS-CoV-2, fatto ancora alla fine del 2020, novembre-dicembre del 2020, che fa vedere appunto una grosso abbattimento della carica microbica. Abbiamo fatto sempre con l'Università di Padova, questo alcuni anni prima, uno studio invece più trasversale su vari ceppi virali e sull'efficacia appunto della macchina. Nel grafico che vedete lì vedete proprio la concentrazione dell'ozono e vedete quando entra il ciclo di catalisi che la concentrazione di ozono si abbatte. Questo è uno studio fatto dal nostro cliente, che è un'azienda che si occupa di produzione di materiale di farmaci, e sulla efficacia dell'utilizzo dell'ozono confrontato con il loro sistema di sanificazione che avevano prima, che facevano con un'azienda che faceva le pulizie e con le salviette. Ecco, ripeto, viene buono per ribadire il fatto che uno dei vantaggi principali di utilizzare una macchina del genere è che non è operatore dipendente, perché molte strutture, anche grosse, anche case di riposo, ospedali, hanno un servizio di pulizia interno. Quando noi parliamo con la proprietà o chi si occupa appunto della parte medica della questione, il livello di pulizia che viene fatto, ogni tanto dei dubbi sorgono sulla qualità del lavoro fatto. Ecco, l'ozono è un gas, quindi si diffonde naturalmente per tutto l'ambiente e non ci sono operatori che tengano, l'operatore deve soltanto far partire la macchina e uscire dalla stanza. E questo è uno studio che abbiamo fatto appunto per validare l'efficacia del ciclo di catalisi, anche questo lo trovate sul sito. Qualche anno fa è uscito un articolo fatto sulle nostre macchine. Tutti questi articoli sono fatti e studi sono stati fatti sulle nostre macchine, non sull'ozono in generale. Questo è un articolo uscito sull'International Journal of Infectious Diseases sull'efficacia delle macchine di Sanity System di abbattere anche i batteri resistenti agli antibiotici. E questo infine è uno studio fatto dall'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona in generale loro hanno deciso prima della pandemia un approccio abbastanza forte per contrastare le infezioni nosocomiali, che prevedeva tutta una serie di attività, formazione, distributori di gel per le mani e l'utilizzo delle macchine delle nostre macchine appunto per ridurre la diffusione di patologie all'interno della struttura. Infine, questo è proprio molto recente, uno studio fatto dai Vigili del Fuoco del Nucleo NBCR insieme al Politecnico di Milano sull'efficacia della nostra macchina, questa volta quella per veicoli, per sanificare l'interno di abitacoli dei loro veicoli, quindi disseminando l'interno di colonie batteriche e vedere per misurare quello che rimaneva alla fine del trattamento. Le percentuali di abbattimento, come potete vedere, sono veramente notevoli. Io credo che della parte di spiegazione possiamo chiuderla anche qua. So che sono arrivate delle domande. Sì, Francesco, grazie mille ancora. Ci chiedono: ho comprato un sanificatore d'aria. I risultati che otterrei con una vostra macchina sono gli stessi? Ecco, qua torniamo a quello che ci siamo detti prima, no? Alla confusione che c'è sul mercato.
molte persone hanno acquistato negli ultimi anni dei sanificatori d'aria, che in realtà sono dei purificatori d'aria, perché sono quelli che si possono utilizzare, il mio dentista ce l'ha ad esempio, nella sala d'aspetto ha una macchina che purifica l'aria. Non è possibile sanificare le superfici esterne durante con le persone al loro interno. Quello che fanno questo tipo di macchine, che hanno il loro senso, però bisogna capire cosa fanno, è prendono l'aria dell'ambiente, all'interno della macchina hanno un sistema, normalmente al plasma, ce ne sono con dei filtri carbonettivi, ce ne sono con le lampade UV, ce ne sono diversi, e buttano fuori dalla macchina l'aria sanificata. Questo vuol dire che se c'era dell'aria contaminata, esce fuori aria pulita. Quello che non fa questa macchina è il trattamento sulle superfici. Quindi se un paziente che è contaminato ha toccato un oggetto, quell'oggetto rimane contaminato. Molto è completamente differente il funzionamento di una macchina per sanificare come la nostra, in cui il trattamento non avviene dentro la macchina, avviene nell'ambiente, perché io diffondo nell'ambiente una sostanza che, venendo a contatto con superfici, oggetti o altro, le sanifica. Questa è una cosa importante perché c'è un po' di confusione su questa cosa qua. A me è capitato anche di andare in un laboratorio d'analisi a Verona, dove c'era un bellissimo sanificatore d'aria con scritto questa purificatore d'aria, si fa confusione, con su scritto questa stanza viene sanificata con questo oggetto, che non è una cosa vera, perché le superfici, come vi dicevo, rimangono esattamente contaminate come prima. Quello che fa è che se per caso c'è un pulviscolo che è contaminato, ecco, questo sì, queste macchine lo fanno. La norma generale è quella che vi dicevo prima, cioè se si può stare all'interno della stanza durante il processo, ecco, c'è qualcosa che non va. Vuol dire che le superfici non vengono toccate, perché anch'io sono una superficie e verrei sanificato, anch'io. Ci chiedono se all'interno dell'ambulatorio, con ovviamente presenza di dispositivi elettromedicali, il trattamento dell'ozono è sicuro oppure rischia di rovinarli. Ok, l'avevo accennato anche prima. Il vantaggio di avere un ciclo di catalisi dell'ozono in ossigeno è proprio questo, nel senso di ridurre il tempo in cui l'ozono viene a contatto con tutto quello che c'è dentro, quindi anche gli elettromedicali. Quindi le nostre macchine sono tarate per avere una presenza e una saturazione dell'ambiente per il tempo che serve per avere effetti di sanificazione, ma non quelli di ossidazione dei circuiti elettronici. Quindi, come vi dicevo, l'esperienza è più che decennale nel campo dell'automotive, dove il problema è notevole, soprattutto per chi si compra un generatore di ozono, che l'unica cosa che fa, e la fa bene, è generare ozono, però poi il decadimento di questo ozono avviene per via naturale e quindi il tempo di esposizione è molto lungo, oltre a non sapere quanto se ne è immesso. A proposito della produzione di ozono, ci chiedono se essa è costante durante appunto il procedimento di sanificazione. No, la macchina ha tre fasi. Nella prima fase viene generato l'ozono, si attiva la piastra per ozono e si attivano le ventole per immettere ozono nell'ambiente. Dopodiché il generatore di ozono si spegne, più o meno si arrivano intorno alle 2 ppm all'interno dell'ambiente, e a quel punto si accende il sistema di catalisi e viene ventilata la sala, in modo che l'aria carica di ozono passi dentro la macchina e esca aria con ossigeno. Questa cosa qua lo potete vedere in uno degli studi che vi ho fatto vedere sull'efficacia, appunto, e vedete proprio il grafico della produzione. Dopo quanto tempo posso rientrare nella stanza a sanificazione terminata? Questa è una particolarità delle macchine di Sanity System, sempre grazie al sistema di catalisi si può entrare subito. Una volta che la macchina ha terminato il proprio ciclo, fa un beep, si sente anche le ventole che si spengono, è possibile rientrare, a meno che basta un orologio per sapere se è finito, se si esce. E si può entrare perché la concentrazione è sotto il livello delle 0,5 ppm e quindi non è tossico. Si sente un po' di odore, questo sì, simile all'odore di cloro, come diceva prima, perché, ecco, questo non l'abbiamo magari detto prima, interessante. Dalle Olimpiadi di Barcellona del 94, dove ci sono delle gare di nuoto,
è obbligatorio sanificare le piscine con l'ozono, l'acqua viene sanificata con l'ozono proprio perché il cloro rischia di essere tossico. E quindi l'odore di ozono ricorda un po' l'odore di piscina, perché ormai ci siamo abituati magari anche senza saperlo, e quindi immediatamente. Se dà fastidio l'odore, basta aprire la finestra, si fa girare un po' d'aria, va via. Però è un po' come quando torno a casa e mia moglie ha pulito per terra con la candeggina, beh, dà tanto fastidio, però non è tossica, apro la finestra io sto bene, stavo bene anche prima, almeno però non provo fastidio. Con quale frequenza può essere utilizzato il ciclo? Questo è un vantaggio di avere una macchina che ha tutto in sé, cioè non ha consumabili. Il costo della macchina è solo il costo di noleggio, di acquisto, dipende un po' con che formula si decide di prenderla. La macchina funziona sempre. La lampada va cambiata più o meno a 1500 cicli, però se la macchina è in noleggio è a carico di chi sta facendo noleggio. Però si può fare quante volte si vuole, e anzi con una stessa macchina ovviamente se avete 7-8 ambienti basta spostarla di volta in volta e potete fare anche 7 ambienti al giorno, un paio di fatti in pausa pranzo e altri 3-4 alla fine della giornata. Mediamente quanti ppm riescono a produrre per poter dire che hanno sanificato? Le nostre macchine, con i cicli che vi avevo detto prima, le volumetrie, arrivano intorno alle 2 ppm. Però, oltre alla questione delle ppm, la cosa che vi dà garanzia dell'effetto di sanificazione sono esattamente i test e le validazioni scientifiche che vi avevamo mostrato e che sono reperibili sul nostro sito. Ho delle piante in ambulatorio, posso utilizzare l'ozono? Con le piante non ci sono problemi, con gli animali ovviamente sì. Se avete un gatto o un cane, ecco, così come una persona non può stare all'interno della stanza. Cerca di uscire perché dà fastidio proprio l'ozono. Sulle piante non ci sono problemi, insomma, nell'utilizzo. Perfetto. Non ci sono ulteriori domande, quindi io ci terrei nuovamente a ringraziare tutti per averci seguito. Eventualmente per qualsiasi informazione potete contattarci al nostro numero verde oppure via mail. A breve riceverete anche una mail con la registrazione dell'evento e una sorpresa speciale per aver partecipato. Vi ricordiamo inoltre che tutti i prodotti che avete visto oggi sono disponibili sul nostro sito www.doctorshop.it. Ringrazio dunque ancora il dottor Giovanni Mauro per il precedente intervento e Francesco Verga di Sanity System, e vi auguro una buona giornata.